I centri di ricerca svolgono un ruolo importante per l'avanzamento delle innovazioni anche da questo punto di vista. Il BESTA quali nuove terapie sta mettendo a punto per affrontare le malattie che derivano poi anche dall'invecchiamento della popolazione? Più che terapie stiamo parlando di una filosofia diversa, cioè di come affrontare l'invecchiamento in età precoce, che sarebbe una contraddizione in termini se non pensessimo un concetto chiaro di cos'è prevenzione, di cos'è cura e di cos'è all'interno della crescita dell'individuo passare a medicine sempre di più personalizzate. Il BESTA si occupa fondamentalmente di una pluralità di attività. Non a caso invecchiare bene, invecchiare anche in salute, vuol dire che noi ci occupiamo delle neuroscienze, vuol dire che ci occupiamo anche dell'aspetto neurologico del bambino, ci occupiamo dell'aspetto della sua cura anche dal punto di vista neurologico. L'attività di ricerca è un'attività di ricerca a tutto campo, che spazia su tutte le malattie degenerative, Parkinson, Alzheimer, ma direi anche le cefalee, malattie che sono anche invalidanti se non nella sua complessità. Su questo bisogna sempre di più che studi di ricerca sappiano darsi una regola e una cura, non tanto farmacologica, ma anche dal punto di vista della selezione e della possibilità di come prestare attenzione al proprio corpo dal punto di vista alimentare, dal proprio corpo appunto anche nel contesto in cui si vive, che è quello ambientale. Quindi gli istituti non possono che fare una cosa, un sistema di rete, tant'è che noi faremo nascere insieme ai tumori e all'Università Unimi e all'Università Bicocca una scuola di alta formazione a Cesesto di fianco a Città della Salute. La sperimentazione gioca un ruolo vitale da questo punto di vista e il convegno di oggi ne è la dimostrazione.